Barbara D'Urso, non mi dire un servino in faccia. Ciao Matteo, bentornato. Un abbraccio, Barbara. Ha Prego. incrociato. Ah, raga, ormai è una guerra dei nervi. Mi dispiace pure perché quando crei un problema a una persona non pensi alle conseguenze. Pronti via, lui è la prima cosa che fa. Quasi tutte le regioni italiane ci hanno messo del loro. Ci fa intrecciare, però le mani rimbalzano praticamente come quando c'hai positivo e positivo che non riesci a farli appiccicare, ma così, vum! Io ho pensato, vedi che gli hanno fatto, ma che gli hanno messo nelle mani? Due calamite di quelle che si respingono, capito? E lui provava, vum! Ho Quasi tutte le regioni. detto, ma vedi, ci stanno a lavorare forte. Però non avevo capito che invece era tutta forza di volontà dei Salvini quella, non c'entrava niente lo staff ancora, perché si stava intrecciando addosso, cioè aveva proprio una crisi d'astinenza da criss-cross e la frase successiva ha detto. Noi abbiamo suggerito al governo come accelerare e tagliare burocrazia. Di accelerare, accelerare, accelerare. Ma mo tu accelerare lo fai così. Ma che cazzo vuol dire? Accelerare farai così. Accelerare, accelerare. Oppure accelerare, accelerare. Oppure accelerare, accelerare. Ma non lo fai mai così. Così che cazzo vuol dire? Non vuol dire accelerare. Eppure lui, pur di incrociare, ha detto pure accelerare. E a quel punto, memo, memo, nel quartier generale, la bestia dei Salvini si sono panicati. Piano d'emergenza, attiviamo il piano Savoini. Dopo che una settimana fa gli avevano legato il braccio sinistro, a sto giro hanno usato il metodo dell'auricolare magnetico dei Savoini. Una roba di spionaggio russo che funziona. La tecnica dell'auricolare magnetico, no. L'auricolare di ferro fa contatto con del piombo fuso dentro le orecchie dei Salvini un sacco di tempo fa. Lo spin doctor deve tossire forte nell'auricolare del leader, talmente forte che l'auricolare cade sulla spalla del leader. Morisi ha tossito. Pum! L'auricolare è cascato sulla spalla dei Salvini. Non hai diritto a nulla, nulla, nulla. Salvini, ignaro, ingenuo, porello, gli dicevo ferma De Salvini, non tocca qua auricolare, non tocca qua auricolare, che te frega. Ha preso l'auricolare e si è messo una orecchia. A quel punto era spacciato. Siamo al fianco degli italiani che non chiedono altro che di poter ripartire in sicurezza. L'auricolare gli ha fatto effetto ventosa sulla orecchia. A mano è rimasta attaccata la orecchia e da quel momento si è fatta tutta l'intervista così. 8 minuti senza stacca più la mano dalla orecchia. Ripartire in sicurezza. Anche perché come sa ci sei. L'altra mano. Salvini stava lì, Barbara, 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 cercava, gesticolava, ma lui ormai pensava solo a sta mano sulla orecchia, non riusciva più a muoversi, a accelerare, e al tempo stesso cercava di staccarsi la mano dall'orecchia, intrecciava, era in continuo. Fatto sta che l'intervista è finita, e è finita con Salvini ancora con la mano sull'orecchia. Grazie a Matteo Salvini. Un abbraccio, buona Grazie. ripartenza a tutti. Grazie, ci vediamo fra un attimo noi. Quando è partita la pubblicità e la D'Urso l'ha salutato, Salvini stava ancora così, manco giù cascasella giovane. Era riuscito a far tanto. Se non ci vengono i sensi di colpa con questa storia, non ci vengono più, regà, lo dico.